Cavolo, ci siamo ritrovati in mezzo a un fight pieno di gente, ragazzi. E noi volevamo essere soltanto un corallo su questo gioco, ma non è giusto. Ragazzi, miniature a titolo parlano chiaro, ci andremo a fingere dei coralli. E voi direte dei coralli? Sì, ragazzi, perché nella nuova città di Atlantide ci sono un botto di coralli. E oggi è uscita una skin proprio perfetta per questa challenge. Ovviamente la skin non è Oceania, ma è questa qui che è nello shop, ragazzi. Guardate che spettacolo, si chiama Corallina ed è precisa per questa sfida, ragazzi. Per fingerci un corallo dobbiamo essere Corallina, diciamo. Direi quindi che la skin è perfetta, la andremo a shoppare in questo esatto momento con il codice ovviamente Lollopollo. Mi raccomando, usatelo tutti e taggatemi su Instagram mentre lo usate. Andiamo a riscattare ed equipaggiare la skin con il suo zainetto molto molto figo, devo dire. C'è un velo molto molto figo, ragazzi, che starà bene su tutte le nostre skin. Perfetto, prima di iniziare questa challenge mi raccomando lasciate un mi piace. In questo momento avete 5 secondi a vostra disposizione, lasciatelo subito, vi vedo, vi tengo d'occhio, ragazzi, mi raccomando. 5, 4, 3, 2, 1... Bravissimi, iscrivetevi anche se non l'avete ancora fatto. Buttiamoci direttamente in partita e non perdiamo altro tempo. Alleluia, alleluia. Dirigiamoci verso la nostra destinazione, ragazzi. Castello Corallino, perché non si chiama proprio Atlantide, ma Castello Corallino. E il nome è ancora meglio, ragazzi. Il nome è ancora meglio e molto più rassicurante per questa sfida, direi. Beh, ci siamo, dai, ci siamo. Castello Corallino, la skin Corallina ce l'abbiamo. Fingiamoci un corallo per tutta la partita e vediamo se i nemici si accorgono che siamo in realtà una skin. Cercheremo subito di trovare, ragazzi, o una cura o uno scildino, qualcosa del genere, così lo possiamo tenere in mano e non si vedrà il piccone. Perfetto, non vedo tantissimi nemici in realtà. Spero che ce ne sia qualcuno, ma non troppi, sinceramente. Ok, prendiamo subito la nostra prima cassa con le bende, ragazzi. Può iniziare già la sfida, ma che spettacolo. Ok, prendiamo anche il pompa che non si sa mai trovassimo un nemico forte. Anche scildini, perfetto. Gli scildini ce li beviamo. Potremmo metterci in realtà in un posto assurdo, ragazzi. Adesso vi faccio vedere subito dove. Dato che questa skin comunque sembra molto un corallo, i colori sono quelli, direi di metterci proprio sopra uno di questi coralli giganti, raga. Guardate, tipo una roba del genere, tipo qui sopra, raga. Sarebbe fighissimo. Non lo so, passiamo qua. Passiamo qua. Dobbiamo rompere le prove che siamo stati qui, ragazzi. Dobbiamo rompere le prove, ragazzi, perché nessuno deve sapere che siamo stati qui e saltare sopra il corallo. Molto semplicemente, prendiamo questa e ci mettiamo più nascosti possibili, in realtà. E ci mettiamo in realtà più nascosti possibili, ragazzi, perché... Eccolo! Perfetto, ragazzi, guardate qui sotto. Non ci vedrà mai nessuno, raga. Non penso che qualcuno ci veda. Cioè, forse da lì siamo un po' sgamabili, ma da qui, ragazzi, da qui siamo veramente mimetizzati al massimo. Forse era meglio togliere il mantello? Probabilmente sì, probabilmente se me lo state scrivendo avete ragione. Ma adesso concentriamoci sulla sfida, perché oltre a rimanere nascosti per tutta la partita, l'obiettivo è quello di vincerla, ragazzi, perché voglio vincere questa partita e vincere al meglio questa sfida. Quindi guardate il video fino alla fine e lasciate un mi piace in questo esatto momento. Ok, bene, è passato un po' di tempo, nemici non si sono ancora visti e in realtà a noi va benissimo così, cioè per la challenge va bene. Certo, non sarà molto epico se non passerà un nemico vicino, ma noi intanto ce la stiamo portando a casa. Ok, cambiamo un attimo zona, ragazzi, cambiamo zona. Andiamo a vedere tipo di qua se c'è qualcuno. E se possiamo. Oh, guardate tipo qui. Guardate, raga. Cioè, se troviamo uno di sti cosi viola è finita. Guardate qua. Guardate qui. Raga. Sta roba è assurda, veramente. Se non avessi messo quel velo bianco, sarei mimetizzato al 100%. Mamma mia, raga. Mamma mia. Se volete vincere una partita, mi raccomando, venite tutti a Castello Corallino con questa skin e provate a mimetizzarvi. E taggatemi su Instagram quando lo fate. E se non mi seguite su Instagram, raga, mi raccomando, fatelo. Perché è molto figo il mio Instagram. Ci sono foto molto strane. Succedono cose, storie molto particolari. Vi dico solo questo. E in questi giorni siamo anche a Firenze. Quindi se qualcuno di Firenze ci becca in giro, sia a me che a Truster, può benissimo chiederci una foto. Perfetto, perfetto. Questa partita, ragazzi, è un corallo. La chiameremo partita dei coralli, non lo so. Praticamente stiamo aprendo solamente casse. I nemici sono scomparsi. Ma a noi va bene così. Ai ai ai, ai ai ai, ragazzi. La tempesta è in realtà abbastanza buona, dai. La tempesta è abbastanza buona, quindi vuol dire che possiamo restare un altro po' qui e sperare che arrivi qualche nemico. Guardate anche qui tutti i coralli molto carini, devo dire. No, qui non mi ci fa stare, probabilmente. Eh no, sarebbe stato molto bello. E dentro questa roccia, come ci vediamo? Dentro questo blu? No, troppo grande, ragazzi, non ci fa mettere lì dentro. Cavolo, sarebbe stato molto figo.
Andiamo a vedere cosa si trova all'interno di questa torre. Magari c'è un corallo. Eccolo. Praticamente stiamo testando i migliori coralli dove nascondervi, ragazzi. È diventato un tutorial su come nascondervi a Castello Corallino. Wow. Prendiamo anche questa. Ma no, non ci facciamo assolutamente niente. Beh, un'altra zona dove potremmo nasconderci in realtà è molto vicino a noi e si tratta del camioncino. Non lo so, magari ci mettiamo sopra il camioncino e la gente non ci vede, tipo così. No, forse siamo un po' troppo sgamabili. Ok, ragazzi, la partita si sta mettendo bene per noi. Siamo già in top 20 senza aver fatto praticamente niente. Ci siamo solamente finti un corallo. Ecco qui. Questo è il corallo nostro, ragazzi. È il nostro corallo. Il corallo della vita lo chiameremo. È viola, ragazzi. È perfetto per noi. Guardate. Poi se metto tipo il ballo non questo, magari del fischietto, ma il ballo della sedia, ragazzi. Guardate. Ci mettiamo seduti sul corallo, raga. Ma che spettacolo è questa challenger, raga. Mi raccomando, un bel mi piace per supportare queste serie di challenge che sono veramente fighissime. Ok, direi che è arrivato il momento di spostarci un attimo da Castello Corallino e magari continuare la challenge in un altro posto e andiamo a cercare un po' di divertimento, direi. Apriamo anche la cassetta. Guardate qui che troviamo lo schifo perché abbiamo già un fucile leggendario e non ci serve altro, direi. E dobbiamo muoverci perché anche la safe non è a nostro favore e si trova a Borgo Bislacco, raga. Perché qui non sale? Non ho capito, va bene. Corallo, devi farmi vincere questa partita e sarà la mia skin preferita. Anche se al momento la safe si trova a ben 600 metri, abbiamo uno squalo e dei nemici davanti, quindi sarà molto complicato arrivarci. Ok, una zanzara. No, ragazzi, le zanzare complicano sempre le challenge praticamente a casa mia. È incredibile, ogni challenge, raga, passa una zanzara o una mosca qui davanti, è incredibile. Mulinello che ci porta su e ci dovrebbe far arrivare molto più facilmente in safe. Ok, perfetto, siamo molto vicini adesso, siamo molto più vicini e starei molto più tranquillo perché stiamo facendo la nostra partita molto tranquillamente e direi che ce la stiamo cavando abbastanza bene. Certo, vi direte, non hai fatato con nessun nemico, non hai combattuto, però ci siamo finti dei coralli in modo molto buono, direi. Perfetto, spacchiamo qualche albero, facciamo qualche materiale, ho sentito tremare la terra. Non so se avete visto che ha tremato tutto, ragazzi, ho paura. In questo momento ho molta paura, ragazzi, perché questo gioco è un po' infame. Vi ricordo che questo gioco a volte è veramente strano. Ci sono tantissimi nemici qui davanti a noi. Tantissimi, ragazzi. E cercheremo di prenderli da dietro il più possibile. Non lo so, tipo così. Perfetto. Mamma mia, che fight assurdi che stanno facendo qui. 33, perfetto. Abbiamo fatto un 33, ragazzi. Il corallo ha aiutato la sua prima vittima. Oh, ai ai ai, nemico qui con la macchina. Dov'è? Ma che cosa sta facendo? Quello se si sporge un po' è finito, ragazzi. Cavolo, ci siamo ritrovati in mezzo a un fight pieno di gente, ragazzi. E noi volevamo essere soltanto un corallo su questo gioco, ma non è giusto. Proviamo a riprendercela con lui che è il più colpito al momento. Altra gente! Raga, pazzesco. Dobbiamo decidere la nostra strategia. Se vogliamo pushare, ragazzi, rischiamo un botto perché sono quattro nemici almeno, se non di più. Mi coprirei un attimo le spalle. C'è gente che spara da lì. Due che fightano lì e un altro ancora da quelle parti, raga, difficilissimo. Pensavo di averlo preso, ho preso il motoscafo, no! Ok, ragazzi, è arrivato il momento. È arrivato il momento per il nostro corallo di farsi coraggio e pushare i nemici. So che magari... cavolo, ho perso la mia occasione. Ci sta, ho perso la mia occasione per sparare, raga, ce la potevo fare. Cavolo, ragazzi, è difficile. Cavolo, raga. La missione più difficile di sempre. Ah, cavolo, raga, cavolo. Cavolo, raga. Abbiamo finito i materiali. Sono molto in difficoltà. Sono molto in difficoltà, in realtà. Potremmo provare a fare una cosa del genere. E invece no, ragazzi, invece no, ho paura. No, non ci credo. Non ci credo, ragazzi, che ci siamo messi in questa situazione bruttissima. Non ci sono materiali qui. Nemico, 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 nemico. Facciamoci lo scudino. Cavolo, raga, ci ha preso l'altezza. Pochissimo, raga, siamo arrivati decimi. Mamma mia, che fight, l'ho lasciato a uno di vita.
No! Raga! Raga, non so se vi state rendendo conto di che fight abbiamo fatto! Non ci voglio credere. Finire decimi questa challenge con questo risultato finale, sinceramente a me va bene. Però potevamo fare di meglio. Quest'ultimo fight, raga, l'abbiamo lasciato a uno di vita! Non ci voleva proprio, non ci voleva proprio, raga. Questo video, ragazzi, finisce qui. È stato veramente molto divertente e molto difficile fare questa challenge. Però vi raccomando, un bel mi piace perché abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo arrivati anche ai decimi. Che dire, ragazzi, lasciate un mi piace e condividete il video se vi è piaciuto. E mi raccomando, controllate qui perché stanno comparendo dei video che potete cliccare e andarci direttamente. Bella a tutti e grazie per la visione.